Al danno ora la beffa. Non bastava l'ingiusta ipotesi dell'incubo di Scarica, ora il sito di Grottelline, che custodisce un'area archeologica antichissima, rischia il collasso strutturale. Lo rende noto con un comunicato stampa il giornalista Cosimo Forina. Il sito di Grottelline di Spinazzola, a confine con la piccola città di Poggio Orsini, di enorme interesse storico, archeologico, monumentale, paesaggistico e naturalistico, dopo millenni dall'uso troglodita da parte dell'uomo, tanto a scopo abitativo sin dal Neolitico ed epoche successive, religioso con i Templari, documentato sin dal 1197, è a rischio collasso strutturale. Prossima a crollare, dopo gli enormi blocchi di tufo venuti giù nei mesi scorsi dall'argine della lama che caratterizza la località, con ogni probabilità, anche la parete antistante la chiesa rupestre. Il vistoso distacco stante l'ultimo sopralluogo, come documentato fotograficamente, non lascia molta speranza, tranne se lasciata ogni ambizione per fare a pochi metri una discarica e impianti per il trattamento dei rifiuti, non si decreti di intervenire immediatamente con opere di salvaguardia e consolidamento. Le cause dei cedimenti, ferite insanabili, che si stanno verificando a Grottelline, sono tutte da stabilire e andrebbero analizzate, tanto per i motivi di composizione geologica dell'area, che per il mancato indirizzo di tutela dei luoghi. Certo, prosegue Forina, tutto appare davvero paradossale, anche la tempistica della casualità, perché dopo 12 anni di diatribe tra Regione Puglia, Comune di Spinazzola e Poggio Orsini schierati, la prima a favore e i secondi contro la realizzazione dell'immondezzaio a Grottelline, finalmente a garanzia dei luoghi, lo scorso 7 luglio 2016 è arrivata una comunicazione di interesse culturale con tanto di preavviso di avvio di procedimento di tutela di tutta l'area a firma dell'architetto Carlo Birrozzi del Ministero dei Beni, Attività Culturali e del Turismo, soprintendente delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia, Bat e Bari. Infatti, oltre al sito neolitico scoperto dall'Università di Pisa nel 2004-2005, già sottoposto a vincolo archeologico, il Ministero ha posto in atto i presupposti di difesa sul complesso di masseria Grottelline, masseria Salomone e insediamento rupestre dove si stanno verificando i controlli. Fossero questi crolli successi a Pompei, di certo i riflettori dei media nazionali e mondiali si sarebbero precipitati per documentare la cancellazione di un tratto di storia, gridando allo scandalo. Fossero successi a Bari, si avrebbe avuta una reazione immediata, come avvenuto per il piccolo cedimento della muraglia, la cinta aragonese che contraddistingue quella città, realizzata a partire dal 400, per cui si è parlato, giustamente, di sfregio alla storia. Qui però siamo a Spinazzola e di Grottelline, che documenta la presenza dell'uomo in forma stanziale per 8.000 anni. Sì, proprio 8.000 anni. Pare non freghi proprio a nessuno. Di questi crolli, come anche delle osservazioni contro la realizzazione della discarica concessa da Nicola Vendola all'ATI Tradeco Cogeam Gruppo Columella per la Tradeco 51% Marcegaglia S.P.A. e 49% Cisa S.P.A., avrebbe dovuto occuparsi la quinta commissione permanente regionale, guidata dal presidente Filippo Caracciolo, chiamata dal gruppo dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Conca, Casili, di Bari e Trevisi, ad udire su Grottelline il sindaco Michele Patruno di Spinazzola, Michele Armienti, sindaco di Poggio Orsini, il giornalista Cosimo Forina, insieme con il presidente Michele Emiliano, l'assessore alla qualità dell'ambiente Domenico Sant'Orsola, l'assessore Loredana Capone, con delega al turismo e beni culturali, nonché i dirigenti e le loro strutture. Audizione fissata il 14 luglio ed il giorno prima annullata con una laconica comunicazione a data da destinarsi. Sono trascorsi 40 giorni da quella circospetta email partita dalla regione e mentre per le altre emergenze la quinta commissione, pur con la canicola agostana, è stata convocata, per Grottelline tutto resta nel limbo, mentre una parte della storia di Puglia potrebbe sparire in parte o del tutto,
uno scempio e uno scippo per il territorio di Spinazzola e Poggiorsini, che potrebbe invece essere rilanciato attraverso la sua valenza storica, offrendosi anche come punto di interesse con l'appuntamento di Matera 2019. Ma fa caldo. Meglio restare ancora un po' sulle rive del mare o al fresco della montagna. Tranne se a scuotere questa volta l'apatia della politica, non intervenga ancora una volta la magistratura, come è successo già in passato, in difesa dell'area archeologica neolitica, o direttamente la sovrintendenza decisa ad estendere la tutela su tutta l'area, richiamando chi proprio a garantire la tutela del patrimonio. Richiamando chi proposto a garantire la tutela del patrimonio nazionale. Dovesse succedere anche questo per Grottelline, dopo quanto già documentato in questi anni, sarebbe un ennesimo capitolo della sua sempre più intricata storia, conclude per ora il giornalista Cosimo Corino.